Ciao, ti do il mio personale benvenuto a questa serie di podcast Sprigiona il tennista che è in te, nella quale intervisterò numerosi personaggi di rilievo del nostro sport, alcuni anche di caratura internazionale. Bene, ed è proprio per continuare ad offrirti contenuti di alto valore che possono darti nuovi spunti per migliorare il tuo tennis che ti invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook Tennis Winner Game. In questo modo non solo contribuirai a mantenere vivo l'interesse per questa iniziativa, ma mi consentirai di verificare il tuo gradimento. Grazie! Ciao a tutti e bentornati al podcast Sprigiona il tennista che è in te. Qui di nuovo Tiziano che ti parla e oggi sono in compagnia di Giovanni Catizzone, docente presso l'Università Cattolica di Milano e presso la Scuola Superiore Bernocchi di Legnano, corresponsabile dell'area fisico-motoria dell'Istituto di Formazione Roberto Lombardi, direttore della Top School di Castellanza, Giovanni Catizzone Top Tennis Academy, tecnico nazionale e preparatore fisico di secondo grado, allenatore di pesistica, ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche di cui l'ultima, Libro delle Opli, i mini sport nei giochi di rimando, ha allenato ed allena atleti di livello nazionale ed internazionale. Ciao Giovanni! Ciao, come va? Tutto bene Giovanni, bene, te? Sì, bene. Siamo sempre in forma, ci teniamo in forma perché facendo questo mestiere sei obbligato ad essere dinamico, perché se non sei dinamico tu non trasmetti nessuna sorta di dinamismo, quindi bene, è un mestiere per fortunati, per persone fortunate questo. Giusto. Senza e poi, diciamo che chi fa questo mestiere se non ha passione va poco avanti, giusto Giovanni? Perché è il prerequisito indispensabile e necessario per trasferirla, come hai detto giustamente te. E io sono felicissimo di averti qui oggi e ti ringrazio per la disponibilità e il tempo che hai deciso di dedicarci, e parlo a nome di tutti i giocatori di tennis e gli appassionati che ci stanno ascoltando qui oggi, quindi ti ringraziamo. Ah, ma la gioia è mia perché ogni volta che posso confrontarmi o stare insieme a colleghi che siano atleti, insegnanti o altro, tutto quello che gira intorno al mondo dello sport, in particolare del tennis, mi dà una grande gioia, quindi sono io a ringraziare voi. Come puoi immaginare, ho tante domande da farti e vorrei proprio partire dall'inizio, ovvero e come ti sei avvicinato al mondo del tennis da allenatore e quando è stato il momento nel quale è scattata quella molla dentro di te che ti ha fatto capire che volevi fare davvero il maestro di tennis nella vita? Sì, diciamo che il tennis mi ha aiutato in un momento, diciamo così, di difficoltà economica della vita. Io devo tornare indietro di tantissimi anni, dove la richiesta delle lezioni, in particolare le lezioni private, era altissima, e quindi avere la possibilità di poter lavorare a ore, comunque mantenendo la scuola, perché io all'epoca avevo 18 anni e praticavo allora si chiamava ragioneria, mi ha dato un enorme aiuto. Quindi diciamo che inizialmente il tennis mi ha aiutato a sopperire un momento un pochettino particolare della mia vita. Poi nel frattempo ho finito ragioneria, ho finito l'ISLEF, che allora si chiamava così, oggi Scienze Motorie, e sono andato a militare in compagnia atleti. Ho vissuto praticamente un anno respirando aria di sport, respirando tutto quello che gira intorno alle diverse discipline, e avendo la possibilità di allenarmi contemporaneamente con tanti colleghi che anche loro tennisti erano in compagnia atleti. Fatalmente organizzarono in quella fase il professor Santini e Matteucci un corso per preparatori fisici per il tennis. Ecco lì, frequentando quel corso, respirando l'aria sportiva, ero a Roma, all'EUR, lì è scattata in me la voglia di trasmettere tutto quello che è inerente al tennis. Lì ho concretizzato e si è concretizzata nella mia mente, specialmente nel mio cuore, la voglia di fare questo mestiere, proprio in quella circostanza, lo ricordo benissimo. Ho capito, e quindi arrivando, diciamo, ai giorni nostri, so che fai parte del team della Federazione Italiana Tennis, e che ruolo ricopri nella federazione e cosa ti ha dato e ti sta dando in termini di esperienza professionale questa esperienza appunto?
Io dal 1996 lavoro per la federazione, sotto varie forme e ricoprendo, diciamo così, diversi ruoli. Comunque il ruolo principale, diciamo così, è quello di essere corresponsabile dell'area motoria insieme al professor Santini e al professor Brunetti. Diciamo che la mia figura è una figura appetibile, tra virgolette, professionalmente parlando, in quanto essendo tecnico nazionale e preparatore fisico di secondo grado, durante la presentazione delle mie lezioni riesco a creare quegli strettissimi collegamenti necessari per comprendere meglio il tennis, sia che si tratti di insegnanti di tennis, sia che si tratti di preparatori fisici. Beh, sicuramente questa esperienza mi ha dato tantissimo. Intanto perché uso un termine che può apparire brutto, ma è stupendo, mi obbliga ad acculturarmi sistematicamente, perché io non posso trasmettere quello che già i miei allievi sanno. Devo avere, come dire, eticamente la responsabilità di poter dire e dare qualche cosa in più rispetto a chi mi ascolta. Quindi sotto l'aspetto professionale e culturale sicuramente è uno stimolo quotidiano nel crescere sempre di più. Quello che teoricamente dovrebbe un po' accomunare tutti quelli che fanno gli insegnanti, ma che sappiamo benissimo che non, anche per circostanze particolari, non è sempre così. Poi sicuramente il confronto. Sicuramente il confronto con tecnici di altissimo livello, tecnici sia di livello internazionale, ma vi posso garantire anche di livello nazionale, dai quali ho imparato tantissimo e continuo ad imparare. Infatti è uno scambio reciproco. È questa reciprocità che ti porta a crescere dal confronto, appunto, con chi ha esperienze e conoscenze d'altissimo livello. Ecco, questo è quello che mi dà l'Istituto di Formazione Roberto Lombardi, oltre a dei grandi amici, perché la peculiarità del nostro gruppo è veramente quella, diciamo così, generalmente, di avere un rapporto amicale molto molto profondo. È un gruppo dei pari, diciamo, se possiamo definirla così, nel quale la collaborazione è importante, quindi prende, diciamo, il sopravvento e di conseguenza penso che con questo giusto spirito, diciamo, di collaborazione sia anche più facile, diciamo, collaborare, lavorare in un team e comunque sia e riuscire a lavorare bene, ecco, cosa che, come giustamente hai detto te, molto spesso manca anche in vari circoli tennis, magari un po' la collaborazione, almeno da quello che noto io, molto spesso non si riesce proprio a capirsi, no? Non ci si viene molto incontro e di conseguenza molto spesso ci si trova ad andare uno da una parte e uno dall'altra e dopo lì diciamo. Non solo ci rimette il professionista e comunque sia la professione di maestro, ma ci rimettono soprattutto i ragazzi che giocano e che vogliono migliorare nel nostro mondo. Quindi assolutamente la collaborazione è un must, è numero uno, è indispensabile per riuscire a migliorare insomma i nostri atleti. E Guarda, dimmi pure. a questo riguardo, scusa se ti interrompo, a Sì. questo riguardo, la figura del direttore Michelangelo Dell'Edera è stata determinante, parlo ovviamente dell'Istituto di Formazione Roberto Lombardi, è stato determinante perché lui per primo, sottolineo lui per primo, che comunque è responsabile di questo gruppo, lavora come, quanto, se non più degli altri. Cioè il nostro gruppo, hai detto giustamente, sì, tra pari, pari anche sotto questo punto di vista. Noi abbiamo fatto alcuni corsi di aggiornamento dove la gente non sa, quando è iniziata questa avventura, dove dovevamo montare tutto, microfoni, altoparlanti, sistemare le sedie, parlare per 8, 9, 10 ore di seguito, rismontare, rimettere via tutto, mettersi in macchina e partire. Ma lui per primo. Ecco, diciamo che lui ha avuto la grandissima umanità e la grandissima abilità e intuito di capire che per formare un gruppo affiatato, così come poi si è formato, l'esempio doveva partire in primis da lui. Ma io potrei Certo. dire le stesse cose nella mia scuola tennis. Nella mia scuola tennis io lavoro sempre più dei miei collaboratori, ma perché da un lato devo dare l'esempio, dall'altro lato perché lo sento, e in terza istanza perché se così non fosse probabilmente crollerebbe tutto il messaggio che io provo a dare.
Assolutamente, assolutamente. Mettersi, sporcarsi per primi le mani, diciamo, prima dei collaboratori, diciamo, per dare appunto l'esempio, ma non solo per dare l'esempio, ma anche perché te lo senti giustamente di farlo per Assolutamente. passione e per voglia di continuare a crescere in questo mondo. E infatti Giovanni hai nominato proprio i corsi d'aggiornamento perché ti ho avuto come relatore in molti corsi della federazione, tra i quali proprio i corsi d'aggiornamento e a breve ne avremo un altro e ho appreso davvero tanto da te, sia dal punto di vista umano soprattutto, ma anche dal punto di vista professionale e ho seguito con tantissimo entusiasmo ed interesse proprio le parti pratiche sulla preparazione fisica applicata al tennis. E visto che ci sono tanti appassionati e giocatori che ci stanno ascoltando, e vorrei sapere proprio da te un parere sullo sviluppo di quest'area, nel senso quanto è importante l'area fisica nel power tennis moderno? È fondamentale, è assoluta, se posso permettermi, perché noi dobbiamo concepire il tennista come un atleta globale, come un atleta completo, non perché gli altri sport siano incompleti, provo a spiegarmi meglio. Diciamo che il tennista, per divertirsi, per poter giocare a tennis la domenica, ha bisogno dello sviluppo equilibrato e armonico di tutto il patrimonio motorio, ovvero capacità coordinative, ovvero forza, resistenza, velocità e mobilità articolare. Sto dicendo per divertirsi, attenzione, non per arrivare a livelli eccelsi. Quindi, se un tennista in uno sport così sofisticato, per potersi divertire, ha bisogno dello sviluppo di tutto il patrimonio, pensiamo solamente di quale tipo di sviluppo ed esaltazione debba aver bisogno un tennista professionista. Quindi l'aspetto fisico, che con l'avvento delle racchette in fibra è diventato determinante, altrimenti i ritmi stessi del tennis avrebbero impedito ai tennisti stessi di poter rispondere magari alla loro palla. La loro velocità di palla poteva diventare addirittura autolesionistica se non ci fosse stata un'adeguata preparazione fisica per poter reggere gli scambi a un certo livello. Quindi sicuramente ha un'importanza assoluta, sicuramente ha un'importanza assoluta. Oggi abbiamo un esempio, il Federer, ma ce ne sono tanti, tantissimi atleti professionisti girano il mondo col preparatore fisico, a volte col tecnico e il preparatore fisico, alcuni addirittura solo col preparatore fisico. Una volta era una cosa impensabile, ma non perché ci fosse una sorta di disinteresse verso questa figura, ma per il semplice fatto che una volta il tennis era diverso. La fisicità che si richiedeva a un tennista era sicuramente di livelli diversi rispetto a quella che oggi è indispensabile per poter competere. Quindi è fondamentale questo aspetto. Mi viene in mente Giovanni, quando parliamo di preparazione fisica, non so, forse negli ultimi periodi si vede ancora di più proprio l'ampiezza, no? Quindi proprio anche, non so, come al primo posto, sto mettendo anche proprio la mobilità articolare e lo stretching, lo stesso Djokovic ci insegna come in allungo, in spaccata, riesce ad arrivare dappertutto, ma è migliorata molto anche la preparazione fisica riguardo l'escursione dei movimenti, la mobilità articolare, vero? Rispetto a una volta. Guarda, hai toccato un tasto fondamentale. Infatti, durante i miei corsi sottolineo proprio questo aspetto, dicendo che una volta la mobilità articolare quasi non la si sapeva dove collocare, se metterla tra le capacità coordinative, tra quelle organico-muscolari, quindi forza, resistenza, velocità, oppure non metterla addirittura. Oggi è diventata determinante. Per sintetizzare la mia risposta, dico che oggi un tennista che vuole provare a diventare professionista deve mettere in conto che prima o poi dovrà imparare a fare la spaccata. La spaccata, quella che una volta facevano solo i ballerini, quella che facevano soltanto gli acrobati, quelli che praticavano la ginnastica ritmica, artistica. Oggi, senza questo prerequisito di carattere fisico, ci si fa prima di tutto male, ma poi non si arriva da nessuna parte. Però è importante fare una puntualizzazione, visto che stiamo parlando di mobilità articolare. Bisogna capire che la relazione tra l'ampiezza dei movimenti deve essere fatta col livello di forza che si possiede.
Djokovic, visto che abbiamo fatto questo esempio, Sì. riesce a colpire una palla in spaccata perché ha la forza da quella posizione di rialzarsi in 2 millesimi di secondo e ripartire. Se lo facesse un tennista, definiamolo normale, rimarrebbe in quella posizione e bisognerebbe sollevarlo. Quindi ricordiamoci sempre quando alleniamo i nostri atleti, quando chiediamo loro delle posizioni e delle posture, che le ampiezze devono essere relazionate a livello di forza, perché se una delle due eccede, andiamo totalmente in controtendenza. Certo, questa cosa verissima e non solo per i maestri, ma anche per tutti i nostri appassionati che ci stanno ascoltando, insomma, è un preziosissimo consiglio. E Giovanni, ti volevo chiedere, immaginiamo che ti arrivi in campo un nuovo atleta in fase di specializzazione, comunque bravino. E quali sono i test fisici collegati al tennis che solitamente fai fare a questo ragazzo o ragazza per vedere cosa è da sviluppare e quali sono, per esempio, i suoi punti di forza? Un esempio. Certo, allora non voglio essere generico, però vi dico cosa faccio io. Allora, io il primo test che faccio è un allenamento completo, sia di carattere tecnico, tattico, e a seguire di carattere fisico, oppure viceversa. Mi spiego meglio. D'abitudine si propongono dei test, tra virgolette, asettici, nel senso che possono essere visti come fini a se stessi. Un balzo avanti, un test di velocità, eccetera, eccetera. Però mi spiego meglio per capire quanto questi test possono risultare inutili se visti in questa maniera. Quindi io propongo un allenamento e teoricamente, presumibilmente, sia per una questione empirica di mia esperienza personale, sia da alcuni dati scientifici, un atleta di quell'età e di quel livello dovrebbe possedere. Se regge l'allenamento decorosamente, vuol dire che sicuramente il livello, sia fisico, tecnico, tattico, quindi motorio, è di un certo grado. Se non riesce a reggere l'allenamento, sicuramente devo andare a vedere quali sono le capacità che mancano, che possono essere la forza, la resistenza, la velocità, la mobilità, gli aspetti coordinativi. Io come test propongo quindi l'allenamento come primo test. In una seconda istanza, invece, posso andare nel dettaglio a proporre dei test, però dei test speciali. Cosa si intende per test speciali? Sono dei test che hanno una strettissima relazione col tennista. Oggi si parla molto di allenamento funzionale. L'allenamento funzionale è quel tipo di allenamento che si relaziona in maniera completamente differente in ogni disciplina. Quindi il tennista ha un certo tipo di allenamento, il giocatore di calcio ne ha un altro, il giocatore di basket un altro ancora, eccetera, eccetera. Una volta non era così. Quindi i test, di cui alcuni io stesso ho ideato, mi devono dare un reale riscontro del livello di gioco, del livello di forza, del livello di capacità aerobica del mio atleta, che abbia poi però una relazione col tennis. Io ho ideato dei test, ad esempio, in uno spazio di 5 metri, delle navette dove misurano la capacità di spostamento solo verso il diritto, oppure misurano la capacità di spostamento solo verso il rovescio, o la capacità di spostamento a rete, la capacità di spostamento in avanti e all'indietro. Ecco, questi sono test che hanno, una volta misurati, danno un riscontro oggettivo e molto molto trasferibile sul campo da tennis. Altrimenti si può cadere nell'equivoco, perché ho fatto queste sottolineature, in cui il preparatore fisico è entusiasta delle prestazioni, del performance di carattere fisico, e il maestro lo è un po' meno, perché magari con me, se io preparatore fisico, lavoro in maniera aspecifica rispetto al tennis, potrebbe avere migliorato in maniera esponenziale, per esempio, la forza. Poi non riesce a trasferirla sul campo da tennis e il maestro di tennis mi dice: ma non mi torna questo grande entusiasmo e questo grande miglioramento che tu evidenzi. Quindi la grande capacità è di rendere specifico quello che si fa nell'ambito fisico per la disciplina che si allena, e dopodiché tutti i test hanno una grandissima validità. Quindi, per riassumere, la preparazione fisica deve essere strettamente collegata ai gesti del tennis, quindi al campo, diciamo, strettamente correlata ai movimenti di gioco,
E mi ricordo appunto sugli esercizi che mi stavi dicendo che hai ideato appunto una navetta su uno sprint, non mi ricordo su quanti metri erano, Giovanni, se, 5 metri. sui 5 metri, c'era un cono in start, in partenza, un altro cono sui 5 metri, c'era uno split con un crossover step, quindi ci si rivolgeva dopo nella direzione dell'altro cono e c'era subito dopo, appena all'arrivo dello sprint, c'era un altro cono in distanza 1 metro, 1 metro e mezzo, mi pare, Giovanni, dove c'era uno spazio di decelerazione e poi uno spazio di arresto, simulazione colpo per poi ritornare indietro. Giusto, ti stavi riferendo un po' a questo? Esatto, questi test, la capacità di accelerare, di decelerare, la capacità di spostamento a destra e a sinistra, quindi eseguire, esatto, dei crossover, dello shuffle. Poi in questi test, se vogliamo entrare ancora più nel dettaglio, in questi test a navetta dove c'è una corsa di andata e c'è sempre una corsa di ritorno che si può ripetere più volte in relazione a quello che si vuole perseguire, si possono inserire anche i passi tecnici, si possono inserire gli shuffle, i crossover, i passi di aggiustamento, si può inserire tutto, però la capacità di eseguire correttamente e in un certo tempo questi test equivale alla capacità che il tennista ha di spostarsi in campo. Un test sui 100 metri, paradossalmente, potrebbe dirmi che il mio atleta è tantissimo veloce, non tanto veloce, però non ha la capacità di accelerare e decelerare, quindi diventa un test a specifico. Non dobbiamo però confondere la preparazione fisica speciale fin da bambini. Cosa voglio intendere? La parte generale, quella degli schemi motori di base, correre, saltare, andare in tutte le direzioni, è fondamentale, è fondamentale. Però, una volta che il patrimonio motorio ha raggiunto un certo livello, come dicevo prima, la preparazione fisica, quindi anche i test, devono diventare funzionali alla disciplina, quindi si devono avvicinare tantissimo. E quindi mi riaggancio a quello che stai appunto appena dicendo, perché tra tutti i nostri appassionati giocatori di tennis che vogliono anche mettersi alla prova con la preparazione fisica, cercare di fare, diciamo, non la semplice corsetta della domenica aerobica, ma anche entrare in campo con simulazioni gara o scatti all'interno delle righe e all'interno del rettangolo di gioco, possono sicuramente aiutarli nel concreto dopo a migliorare anche le proprie prestazioni tennistiche. Un esempio come la simulazione gara, che anche io usavo molto quando mi allenavo, che il mio preparatore fisico mi faceva fare, l'ho reputata molto molto importante e diciamo di grande interesse e sviluppo anche concretamente dopo con racchetta e pallina all'interno del campo. Certo, assolutamente. Possiamo pensare ad esempio agli arti superiori. È vero che noi dobbiamo utilizzare la pesistica nei modi e nei tempi, senza esagerare con le percentuali di carico, altrimenti andiamo a farci più male che bene, ma poi è vero che quel tipo di forza che io vado a sviluppare in palestra, a secco, tra virgolette, se voglio provare a compararla con quello che succede col campo da tennis, posso utilizzare delle palle zavorrate con maniglia, imitare il gesto e vedere con quale dei due gesti io riesco a esprimere maggior metri, quindi maggior forza esplosiva, quindi creare una relazione con quello che succede in campo e il mio utilizzo della forza, perché sollevare un bilanciere di per sé tecnicamente è molto semplice. Lanciare una palla zavorrata, magari da sopra l'altezza delle spalle, da sotto l'altezza delle ginocchia, magari con una leggera rincorsa o imitando anche un'accelerazione e una decelerazione, sicuramente molto più complesso, ma è molto più affine a quello che succede sul campo da tennis. Certo, infatti la parola proprio magica che hai nominato anche più volte, proprio la preparazione fisica, deve essere funzionale al tennis, quindi con questa si è detta tutto, nel senso che è proprio importante riuscire a trasferire queste capacità condizionali e forza, resistenza, velocità, eccetera, mobilità articolare, poi riuscire comunque a metterle in funzione, ovvero al servizio del proprio tennis, perché se no ci facciamo ben poco, diciamo, e Esatto, fine a se stesso. infatti nei corsi di preparatori fisici io dico sempre ai miei allievi, io vorrei capire da lontano, metto chiaramente da lontano tra virgolette, quale sport voi preparatori fisici state allenando, leggendo le esercitazioni che proponete. Cioè questo cosa significa? Significa che si deve capire
se un giocatore di ping pong ha un certo tipo di gestualità, si deve capire, il preparatore fisico deve far capire che si sta riferendo a questo, un centometrista ha delle altre peculiarità, il tennista ha altre, il pallavolista ha altre, quindi dobbiamo entrare proprio in quest'ottica che la preparazione fisica generale è più o meno comune a tutti. Dopo però ogni disciplina deve prendere una strada diversa, in modo tale che la rendiamo appunto funzionale, come si diceva prima. Così non si perde tempo e così qualsiasi attività si svolga ha un ritorno poi nel match, che è il punto più alto ed esaltante per un tennista. Certo, cosa molto interessante che tu stesso mi hai insegnato nei tuoi corsi è appunto il fatto che si riesce, mi avevi detto che si riesce a vedere addirittura un difetto tecnico di un giocatore senza ovviamente vederlo giocare con racchetta e pallina, ma appunto facendo questi test fisici si riescono a vedere anche dei difetti tecnici del giocatore stesso, quindi questa l'ho reputata una cosa molto importante. Sì, infatti è molto interessante e divertente vedere lo stupore di alcuni maestri che magari mi chiedono delle consulenze dopo aver somministrato questi test di carattere fisico ma speciale, e io vado un po' a fare una sorta di diagnosi, no? Magari mi espongo dicendo: secondo me il tuo giocatore gioca meno bene di rovescio piuttosto che di diritto, oppure la volée, sulla volée di diritto ha qualche difficoltà in più, e lui mi dice: ma scusa, ma allora tu lo conosci? Questo lo conosci già? No, no, io rispondo sempre: mai visto prima. Però se io evidenzio che le capacità di spostamento verso sinistra sono estremamente inferiori rispetto a quelle verso destra, posso anche dedurre che arrivando sempre male sulla palla durante il rovescio ci sia anche qualche problema nella parte alta, anche perché noi ci muoviamo per catene cinetiche, quindi qualsiasi gesto parte dal basso, qualsiasi gesto parte quindi dai piedi, e nel momento in cui non so usare i piedi, le caviglie, le ginocchia, le anche così via dicendo e salendo, è chiaro che c'è una stretta relazione. Questi sono i test speciali, questi sono quelli su cui dobbiamo puntare e basare tantissimo la nostra attenzione, cioè noi dobbiamo dare delle risposte che siano totalmente attinenti sulla reale capacità del nostro atleta. Se no, provate a pensare, quando si fa un test aerobico dove io propongo un'ora di corsa, faccio un esempio così astratto, e sono convinto che chi percorre più chilometri in quell'ora sia il più resistente. Siamo totalmente lontani da quello che è il modello di prestazione del tennista, perché paradossalmente quello che percorre più chilometri potrebbe essere quello che crolla per primo, perché non è quella la capacità di cui ha bisogno un tennista. Certo, una resistenza specifica, da stop and go, diciamo, più che altro, più che da fondista, quindi c'è una sostanziale differenza. E mi sembra, quindi, Giovanni, ricapitolando, e qui arrivo su una domanda che reputo molto importante e mi piace fare a tutti gli intervistati. Essendo un grandissimo esperto e professionista nell'area fisico-motoria e anche tecnico nazionale, mi sembra già di aver intuito dalle tue parole quale sia il tuo metodo di allenamento. Però ti voglio appunto chiedere, da grandissimo esperto e professionista di questo mondo, quanto pensi che sia importante avere un metodo di allenamento efficace e comprovato? E tu quale metodo utilizzi, diciamo, con i tuoi allievi? È fondamentale in che senso? È un discorso estremamente complesso quello in cui ci stiamo imbattendo, però provo a renderlo estremamente semplice. Partiamo dal presupposto che ogni insegnante intanto dovrebbe avere un metodo. Siamo sicuri che sia scontato quello che io sto dicendo? Proviamo a riflettere su questo. Nel momento in cui diamo per scontato che ci sia un metodo, io intorno a questo metodo, posso aggiungere o togliere informazioni e nozioni che lo vanno ad arricchire, che lo vanno a incrementare, che lo vanno a migliorare. La rilevazione scientifica è fondamentale. Noi l'allenamento è basato su dei dati scientifici che vanno poi, per fortuna, ad incontrarsi con la creatività. Con la creatività dell'allenatore. Pertanto dobbiamo averlo questo metodo, prima di tutto dobbiamo averlo. Se poi si basa su basi scientifiche, assolutamente meglio, perché non dobbiamo fare l'errore magari di sperimentare quello che hanno già sperimentato 100 anni fa. Perché se oggi noi possiamo immaginare, faccio un esempio,
semplice che un tennista professionista in un balzo avanti da fermo, quando supera 2,80 m, 2,90 m, la sua forza esplosiva può essere più che sufficiente, è inutile che noi andiamo a cercare una prestazione superiore a quella, anche perché probabilmente non potrebbe usarla in questa disciplina. Se noi sappiamo che la potenza aerobica di un tennista, quando viene usata veramente a livelli altissimi, è del 65-70%, non dobbiamo sprecare altro tempo per portarla all'80-90, al 100%, perché oltretutto toglieremo quelle caratteristiche al tennista per esaltarne altre che poi non va sostanzialmente ad utilizzarle in gara. Il metodo che io uso, lo dico nella maniera più semplice e sincera di questa terra, è, diciamo, il metodo Giovanni Catizzone, che è un po' la sintesi di tutto quello di cui vi ho parlato fino adesso. Io ho costruito una sorta, perché è la parola giusta, ho costruito una sorta di preparazione fisica speciale dove per ogni gestualità, dove per ogni azione che un tennista compie sul campo da tennis c'è una relazione con la preparazione fisica. E in relazione al livello dell'atleta stesso, questa interazione, queste esercitazioni vengono arricchite con sussidi didattici che consentono nel contempo di aumentare la forza. Faccio un esempio per farmi capire da tutti: in una navetta di cui abbiamo parlato prima, che può esaltare entro certi tempi la velocità, quindi corsa verso destra, verso sinistra, verso destra, se aggiungo degli ostacoli bassi posso incrementare la forza. Se la prolungo oltre i 20 secondi, vado a stimolare e a sviluppare la resistenza specifica, però io sono molto aderente a quello che succede sul campo da tennis. E in una fase estremamente evoluta, studio prima la partita, studio la tipologia di giocatore, studio quali sono i suoi movimenti, le sue azioni più ricorrenti, e vado a costruire proprio una sorta di preparazione fisica fatta a modello e a sua immagine e somiglianza. Perfetto, tutto molto chiaro e esposto anche con grande semplicità e quindi da questo si denota, diciamo, Giovanni, tutta la tua professionalità in questo settore e un metodo di allenamento che assolutamente è efficace, io lo condivido perché la preparazione fisica è appunto importante, anzi importantissima nel power tennis moderno e più andiamo avanti e più diventa fondamentale. E quindi premesso che non so, comunque è una domanda che voglio fare comunque anche se ci siamo arrivati e reputo che sia importante allenare la multilateralità, quindi ogni giocatore ha dei problemi specifici e del tutto individuali da risolvere, ma se dovessi scegliere a quale area, quindi tecnica, tattica, fisico-mentale, dai la precedenza o hai maggiore interesse a sviluppare nei tuoi allenamenti e in che modo pratico e concreto la alleni? Abbiamo parlato di area ovviamente fisica, però non so, magari volevi parlare di altro nello sviluppo del tuo allenamento. Certo. Allora, a questo riguardo sono un po' particolare nella risposta anche in questo senso, anche perché il confronto sull'argomento con diversi tecnici, coach, colleghi è molto 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 frequente. Bene, io do pari dignità a tutte e quattro le aree, quella fisica, tecnico, tattica e mentale. In che senso però? Perché io voglio incrementarle tutte al 100%, perché spesso e volentieri quando facciamo questi ragionamenti tendiamo a dare delle percentuali e sentiamo dire: per me, che ne so, 60% mente, 10% fisico e 20% tecnico-tattica. No, dobbiamo entrare in un'ottica completamente diversa. 100% mente, 100% fisica, 100% tattica e 100% tecnica, perché l'una non esclude l'altra e non ce n'è una che può diventare preminente sulle altre, perché lo può diventare solo nel momento in cui sei al 100% in tutte le altre tre. Mi spiego meglio. Della componente mentale del tennis, insomma, non sono certo io a doverne esaltare l'importanza, però proviamo a pensare. Se noi reputiamo questa al 100%, quindi
dobbiamo togliere qualcosa alle altre. Se io ho una forza mentale incredibile, ma una fisicità al 20%, e io posso avere la forza mentale che voglio, ma arrivo fino a un certo punto. Se io ho una fisicità estrema, ma sono estremamente fragile di mente e non la userò mai, se io ho una concezione tattica ad altissimo livello, ma non ho la tecnica al 100% che mi consenta di svilupparla, di applicarla, ecco, vediamo che tutte le altre tre crollano. Quindi la mia idea, la mia filosofia è proprio quella che non ce ne sia una preminente all'altra. Poi è chiaro, nei momenti difficili, nei momenti estremamente emotivi ed emozionanti, in quella fase, ma che può durare pochi millesimi di secondo, l'aspetto mentale diventa fondamentale. Però magari al quinto set, quando ci tremano le gambe a entrambi i giocatori, quella fisica può avere un'importanza maggiore. Quindi loro hanno tutte pari dignità, però in fasi diverse dell'incontro, momenti diversi dell'incontro, qualcuna di queste può prendere il sopravvento. Ma tutte al 100%. Mi è piaciuta questa numerazione, quindi tutto il 100%, mi ha colpito, mi ha colpito perché anziché lo spicchio della la famosa torta, quindi gli spicchi, tutta la torta è 100%, invece si divide in 30 mentale, 40 tecniche, eccetera, eccetera, e invece adesso mi sto immaginando quattro torte, tutte piene, tutte al 100% da sviluppare. Perché E quindi, se riflettiamo non ce n'è una che esclude l'altra, invece noi spesso facciamo l'errore di credere che esaltando una devi togliere spazio all'altra. No, no, tutte con pari dignità, portiamole tutte al 100%, poi loro si vanno a intersecare nell'incontro e vanno ad essere preeminenti in relazione al momento della gara, ci penseranno da solo, usciranno autonomamente. certo, come mi viene in mente una frase di Djokovic che ha detto qualche mese fa, raggiungere la perfezione, ha detto, è impossibile, certo è che puntare alla perfezione serve per raggiungere l'eccellenza, quindi assolutamente d'accordo su questo. Totalmente in linea, sì. Quindi, continuando a giocare su queste percentuali, quindi, visto che ci siamo arrivati con i numeri, e ti volevo chiedere da 0 a 10, quanto pensi che sia importante allenare l'area mentale nel mondo del tennis? Abbiamo detto che è importante svilupparle tutte quante al meglio al 100%, ma se dovessi dare un voto da 0 a 10, quanto pensi che sia importante ad oggi? Ah, sicuramente 10. Per essere coerente a quello che ho detto prima, 10, assolutamente 10. 10 perché quest'area è quella che mi consente di utilizzare il 100% delle altre aree. Ci sono delle aree che sono complementari ad altre. E, se noi facessimo, adesso stessimo parlando di cucina, potremmo dire che l'abilità di un cuoco sarebbe vanificata se gli ingredienti sono di scarsa qualità. Ecco, noi se abbiamo la capacità mentale a 10, da 1 a 10, possiamo utilizzare tutta la sfera tattica, tutta la sfera tecnica, semmai si possono scindere, e tutta la sfera fisica. Quindi 10 per forza, ma questo vale anche per le altre, vale anche per le altre. Ma sicuramente l'aspetto mentale, diciamo così, caratterizza questo sport. Il fascino che suscita il tennis e il tennista nasce proprio dal fatto che già come è strutturato, avere per forza due punti di vantaggio, arrivare vicinissimo al traguardo sul match point e poi trovarsi ancora a 30 km dall'arrivo in un batter d'occhio, il fatto che io sto scendendo e l'altro sale, diciamo è uno sport mentale per antonomasia, è uno sport mentale per antonomasia che però si allena questo aspetto. Paradossalmente, a mio avviso, molto di più con tutte e tre le altre sfere che non con delle esercitazioni specifiche. Non sto dicendo, attenzione, non sto dicendo che le esercitazioni di carattere mentale specifiche non servano, anzi, sono utilissime perché se ho dato importanza a 10 ci sarà un perché. Però se io voglio sviluppare gli aspetti mentali di un tennista, li sviluppo prevalentemente con un allenamento estremamente duro, estremamente pesante, ripetuto nel tennis, nel tempo, dove la resilienza si porta a livelli altissimi. Quindi gli aspetti mentali
sviluppano tranquillamente e serenamente con tutte e tre le altre aree. Perfetto, quindi mi hai anticipato sulla domanda successiva che volevo appunto chiederti come la alleni praticamente in campo l'area mentale, mi hai dato già la risposta che praticamente allenando l'area fisica in gran parte tramite principi di resilienza, quindi di saper resistere, no, alla fatica, riesci ad allenare anche e soprattutto l'area mentale. Esatto, esattamente. E ripercorrendo e riproponendo alcune esercitazioni che, per entrare un pochettino più nello specifico, che vanno a creare disagio o particolare stress mentale ai miei atleti, cioè cercando di riproporre delle esercitazioni che, dopo una loro chiaramente intervista, so creano loro particolare disagio, 30-40 match point. Quando l'avversario prende in mano il gioco, quindi gli fa correre un pochettino di più all'inizio del set. Diciamo che tutto questo argomento poi va ancora una volta a tradursi in una sorta di anamnesi di quelle che sono le sensazioni appunto di carattere mentale dei nostri atleti e provare a farli rivivere più e più volte al fine di abituarsi e di gestirle in maniera molto più importante. Bene, bene, davvero ottimo. E anche quest'oggi siamo arrivati al termine della nostra puntata settimanale podcast Sprigiona il tennista che è in te. E io ringrazio Giovanni Catizzone per la partecipazione. Grazie Giovanni. Ma grazie a voi, come ho detto all'inizio di questa intervista, per me è sempre una gioia stare insieme ai tennisti. E lo dico dal cuore, chi mi conosce lo sa benissimo che è così. Io ti ringrazio e ti ringraziamo e ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti presenti e anche quelli a venire. Grazie di cuore, in questo momento nella mia scuola tennis, appunto la Top Tennis Academy Giovanni Catizzone, si chiama come me, ho provato dopo tantissimi anni di allenamento di professionisti adulti, parlo degli anni 90, Laura Garrone, Corrado Borroni, Scala, insomma tutta gente con classifica mondiale molto importante. Ho voluto provare la gioia di creare qualche campioncino in casa, con delle difficoltà incredibili, però con una grande, grande, grande gioia e passione che spero si realizzi nel tempo. Però è sempre una gioia, è sempre un piacere e, come detto all'inizio, è una fortuna per noi che facciamo questo mestiere. Possiamo fare una seconda intervista, Giovanni, sulle tue esperienze con i giocatori, perché mi interessa molto sapere anche queste tue esperienze. Quindi, se accetti la proposta, la Sicuramente. potremo fare. Assolutamente, quando avete voglia di ascoltarmi, sicuramente possiamo parlare delle mie esperienze professionali che sono caratterizzate proprio appunto dagli atleti stessi, che ognuno è diverso dall'altro, ognuno con le sue peculiarità ci insegna che con dei lati comuni, però tramite strade diverse, quelli forti sono arrivati tutti a destinazione, seguendo strade diverse, però con delle parti comuni che meritano probabilmente di essere approfondite. Certo, indubbiamente. Giovanni, io ti ringrazio ancora e ti saluto. E ti saluto, ci vediamo sicuramente al corso d'aggiornamento delle Marche che si terrà a breve della federazione. Esatto, dovremmo farlo a Iesi, se A non ricordo Iesi. male dovrebbe essere a Iesi, se non ricordo male. E comunque, dai, non vedo l'ora di vederti, così poi continuiamo la nostra bella discussione. Volentieri. Volentieri, grazie mille Giovanni, A grazie voi un mille. saluto a tutti, un saluto a tutti. Se l'intervista con Giovanni Catizzone ti è piaciuta, io ti invito a mettere un mi piace alla pagina Facebook Tennis Winner Game e a visitare il sito internet www.tenniswinnergame.com perché soprattutto nella sezione blog troverai tantissimi consigli tennistici da mettere subito in pratica per poter migliorare il tuo tennis. Questa volta siamo davvero arrivati ai saluti finale, io ti auguro tutto il meglio e una strepitosa giornata. Un saluto da Tiziano e come sempre, play tennis with passion.